Benvenuti ad una nuova puntata di Oggi Parliamo Di. Oggi Parliamo Di si sposta nella nobile e graziosa Terranova Sappominulio, dove dialogheremo con Nadia Mastroieni, hair stylist e make-up artist, che con la sua creatività e il suo innato talento miete successi in Italia e anche all'estero. Nadia Mastroieni rappresenta la donna calabrese, onesta, tenace, determinata e ricca di talento. Buongiorno Nadia. Buongiorno, grazie di essere qui. Grazie per me a te. È un grande onore. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora, iniziamo subito. In quale momento, Nadia, hai realizzato di essere fatta per questo lavoro? Allora, penso da sempre. Da sempre perché? Perché, come ben sai, sono figlia d'arte, quindi mi sono cresciuta in questo ambiente da piccola. Per me il negozio di mia mamma è stato sempre una mia palestra, e a parte il fatto appunto di vedere lei lavorare tutto quanto, forse proprio in quel momento lì ho capito che era la mia strada, era quello che volevo essere da grande, creare tirare fuori quella che è la mia passione, perché infatti diciamo che per me non è un lavoro ma è una pura passione questa qui. Allora, dietro la grande Nadia Mastroieni c'è un'altrettanto grande donna, che lo diciamo, Graziella Citroni, sì, giusto? Sì, sì, la sì, mamma sì. Di Nadia. Sì. Allora Nadia, andiamo avanti. Nell'arco degli anni sei riuscita a sviluppare il tuo stile unico. Come hai affinato il tuo stile, la tua personale tecnica di trucco e acconciatura? Allora, beh, come già ti ho anticipato, da sempre sono cresciuta in questo ambiente, quindi il fatto anche di osservare un professionista, quindi mia madre, perché comunque parliamo di anni e anni di attività, abbiamo 40 anni adesso, fa 40 anni il nostro negozio, da sempre sono stata attratta e quindi ho osservato sempre lei muovere le sue mani, creare appunto quella che è il suo mestiere, ma il mio stile, diciamo, che l'ho creato ancora, mi sento in fase di in corso d'opera assolutamente sì, ma l'ho creato investendo tantissimo sulla formazione, quindi non è che mi sono fermata solamente a quello che è il mestiere di mia madre, ma lei stessa ha voluto che io mi specializzassi in determinate accademie, studiando con dei grandi professionisti, anche con dei professionisti mondiali, perché appunto ho voluto perfezionarmi in determinate tecniche, soprattutto nell'ambito dell'acconciatura, e quindi studiando con dei campioni mondiali in acconciature, che sono, voglio aprire questa piccola parentesi, perché certo, sono dei grandi professionisti italiani conosciuti all'estero, quindi ho avuto la grande fortuna di poter studiare con questi professionisti qua e quindi investire il mio tempo, i miei studi, sia soprattutto nell'acconciatura, perché è una cosa che io amo da sempre, ma ho voluto anche aggiungere nel mio ambito lavorativo la parte del make-up, quindi studiando anche appunto con dei grandi artisti, sia in ambito di trucco estetico, quindi parliamo di trucco sposa, ma anche della consulenza dell'immagine, ma anche trucco teatrale, perché sono stata sempre appassionata del mio lavoro, però nella parte più fantasiosa, fantastica del mio lavoro, quindi ho voluto anche inserire nella mia professione e studiare appunto trucco teatrale, trucco cinematografico, e quindi non so se ancora ho trovato o ho creato il mio stile, però ti posso dire che il fatto di spaziare nel mio lavoro, quindi dalla cliente in negozio, ma dalle passerelle d'alta moda, ha fatto sì che magari possa avere una visione più completa della donna, dell'immagine, quindi questo. In effetti, quando guardo le modelle che tu trucchi, che tu pettini, c'è lo stile Mastroieni, si vede. Mi fa piacere che si nota anche ciò. E poi volevo dire che il teatro comunque è arte, bellezza e cultura, quindi il tuo matrimonio col teatro penso che sia perfetto, veramente. Assolutamente sì, io amo stare in teatro, amo il cinema, però il teatro è vita, è adesso, è subito, quindi è lì tanta capacità
anche nel cambiare un'acconciatura, nel cambiare trucco nell'attore che magari deve rappresentare due o tre personaggi, ed è meraviglioso. È affascinante, sì. La magia. Assolutamente sì, sì. Allora Nadia, andiamo avanti, raccontaci un ricordo molto bello oppure divertente ed uno brutto della tua carriera. Allora, un ricordo bello, diciamo che sono tutti dei, ho, in ogni ambito dove ho lavorato ho tantissimi bei ricordi, perché diciamo che voglio in ogni ambito trovare il bello. E quindi ti posso raccontare dal primo Festival di Sanremo, perché ho avuto modo di lavorare lì ed è stata un'esperienza bellissima ritrovarmi nell'Ariston, ma ritrovarmi anche a lavorare e a pettinare tantissimi personaggi che prima li vedevo solo in TV, ora magari mi ritrovo anche ad avere il numero di cellulare ed è una cosa bellissima. Un'altra esperienza bellissima che ho avuto appunto l'anno scorso è stato anche il Festival del Cinema di Venezia, quindi lavorare in quell'ambito là ed è stata un'emozione bellissima vivere Venezia non come turista ma lavorando in quella città appunto per una cosa mondiale, se così la possiamo definire. Sei venuta a contatto con star internazionali. Assolutamente sì, assolutamente sì, ed è meraviglioso approcciarsi a queste persone con la giusta professionalità ed eleganza e rispetto, mentre invece una cosa brutta, sinceramente, non ti saprei dire, perché forse sono una persona positiva, quindi non vedo la cosa brutta, magari dico no, da queste cose devo imparare, o da questo errore, o da questa situazione devo imparare qualcosa, ma brutta sinceramente non... Guarda, hai detto una cosa meravigliosa, perché anche se ci capita una cosa brutta, da quella cosa brutta noi impariamo, sì. Impariamo e prendiamo il positivo e sì, andiamo sì. Avanti, quindi questa cosa ti fa onore. Sì, no, veramente non posso dire successo sta cosa brutta, forse perché appunto cerco di dire c'è stata questa situazione, ma non è una cosa brutta, è una crescita per me. Benissimo, bene, mi fa tanto piacere. Allora, parlaci della tua esperienza alla Fashion Week a Milano, perché penso che è una cosa veramente grande. Sì, assolutamente sì. Guarda, ti posso dire che fin da piccola ho amato sto lavoro. E io ogni mattina mi alzo con l'idea di arrivare a fare un qualcosa in più. La Fashion Week per me è stata sempre il sogno, sai, quella cosa, devi arrivare là, ma non per competizione, perché devo andare lì, ma perché è una conquista mia professionale. Dico, cavolo, mi chiamano ad andare a lavorare lì. E così è stato. Io, come sai, ho aperto da quasi 2 anni un altro studio a Milano, sì, precisamente. A Cologno Monzese, e ritrovandomi lì ovviamente poi le persone ti iniziano a conoscere. Ho avuto la fortuna di essere stata chiamata per lavorare per la Fashion Week, non solo per le passerelle ma anche per gli ospiti che lavorano, che vanno a presenziare appunto nelle Fashion Week, ed è un'emozione bellissima vedere poi su le riviste più importanti di moda dei lavoretti che hai fatto tu, delle piccole ciocche lavorate, è bellissimo. Ed è bellissimo perché, come ho detto prima, tu sei la vera donna calabrese, la donna tenace che col suo lavoro, con la sua caparbietà, è riuscita ad arrivare da Terranova Sappo Minulio alla Milano Fashion Week. E poi possiamo dire anche che hai trucchi anche Raja, per sì, chi c'è la notizia. Raja è una persona favolosa. E ci siamo conosciuti in un'occasione e da allora, credimi, abbiamo un'amicizia unica con lei, perché ho modo di truccarla
parla tutti i giorni, perché tutti i giorni è da me in negozio, quindi per trucco, per parrucco, ed è bellissima poi vederla in TV. Sì, molto bella. Ed è una grande professionista lei, e sono onorata di conoscerla e di poter curare il suo look giornalmente. Bellissimo. Allora andiamo avanti, Nadia. Tu spazi, abbiamo visto, dai tuoi studi, dai tuoi negozi, possiamo dire, giusto? Sì, sì, sì. Alla televisione, alla moda, al cinema. Dove ti senti più a casa? Qual è la tua anima, dov'è? In televisione, in teatro, a Terranova, a Cologno Monzese? Allora, guarda parolona, non so come risponderti qua, perché allora, Terranova è Terranova, io nasco da Terranova e i frutti, secondo me, non so se posso fare questo esempio, di un albero si hanno grazie alle radici. Lo puoi fare benissimo. Quindi tanti clienti mi dicono: Nadia, ti abbiamo persa. No, assolutamente no. Guai chi mi tocca Terranova, guai chi mi tocca le mie clienti, perché se sono così è grazie al paesino dove sono nata, grazie alle persone che ho incontrato fin da sempre. Poi nella vita penso che poi ognuno di noi abbiamo degli obiettivi. Il mio obiettivo di essere un professionista, studiare per diventarlo, e poi se questo pure ti porta ad avere dei risultati, quindi lavorare in teatro, lavorare in TV, lavorare per le Fashion Week, bene. E mi sento a casa dove faccio il mio lavoro, quindi sono in negozio, per me le mie clienti sono delle regine, lavoro in TV e stessa identica cosa, sono tutte per me delle persone speciali, e in ogni ambito ci metto il mio, ci metto la mia faccia, la mia professionalità, le mie mani, la consapevolezza di avere una responsabilità, e quindi per me Cologno, Terranova, la TV, il teatro è casa mia. Hai detto una cosa bellissima prima, ed è quello che diceva Leoni da Repaci: sono così perché sono nata in Calabria. Tu dici così, sì, hai sì, parlato della, sì, senza volerlo, magari hai citato la geografia dell'anima, e mi hai fatto emozionare. Bene. Grazie. Bene, allora, davvero grazie. E oltre il lavoro, quali sono le tue passioni? Guarda, diciamo che io sono molto curiosa. Posso dire che il mio lavoro per me è una passione. Quando mi dicono: Nadia, tutte queste ore, sì, ma io non mi stanco a lavorare, perché amo il mio lavoro ed è fonte di passione il mio lavoro. Quando non lavoro vado alla ricerca, fino all'altro giorno ho comprato dei libri di quello che fa parte di quest'ambito, quindi vado a cercare i tessuti, vado a leggere magari libri di Umberto Eco, Storia della bellezza, che è bellissimo, lo voglio citare, e si parla della bellezza, quindi amo tantissimo, per dire, girare nei musei, nelle chiese, scoprire anche la bellezza delle nostre opere, però sotto forma d'arte, quindi l'accostamento dei colori, le colonne, queste cose qua sono un po' fantastiche. Allora, no, però mi piace guardare ciò. È un'intervista che mi sta riempiendo di emozioni. Bene. Perché amo anch'io l'arte, amo la bellezza, e sono pure io sempre alla ricerca dell'arte, sì, delle, sì, opere d'arte. Bello, veramente. Quindi mi piace fare ciò. Quindi quando hai tempo libero, che fai? Preferisco andare a guardare un'opera o guardare per strada quello che mi circonda, i colori. Il bello. Sì. L'arte e la bellezza salveranno il mondo. Eh sì. Allora, Nadia, ci avviamo alla fine. Ad un giovane che vorrebbe fare questo mestiere, cosa consiglieresti? Tu cosa consigli? Allora, consiglio di avere tanta pazienza, di studiare e di credere in quello che fa. Non sentirsi mai arrivato ed essere appunto curioso, leggere, confrontarsi, e questo ed è quello che mi
che faccio io ogni giorno, sì, certo. Assolutamente sì. Io non mi sento mai di aver fatto quell'acconciatura per bene, non mi sento mai di aver fatto quella piega in maniera ottimale, ma ogni giorno deve essere una crescita, se ovviamente hai voglia di migliorarti, di accrescere. E poi se ovviamente dici faccio questa cosa qua, finisce lì, è un altro genere di discorso, però per un giovane che ha voglia di fare, ha voglia di crescere, assolutamente studiare. Sì, benissimo, sì. Nadia, definisciti con tre aggettivi. Testarda, lo sappiamo. Che parlo troppo. No, testarda sì, sì. Forse solare, perché mi piace ridere, mi piace vivere, questo. E poi cos'altro aggiungere? Determinata. È dolcissima. Anche quattro. Oh, va bene. Allora, Nadia, noi ti ringraziamo perché hai dedicato a noi un po' del tuo tempo prezioso e ti facciamo tanti, tanti in bocca al lupo per un futuro radioso, ancora più radioso di quello che è adesso. Grazie, è stato un grande piacere ospitarvi nel mio studio e a prestissimo. Ritorneremo volentieri. Assolutamente sì, vi aspetto. Ringraziamo il nostro editore Pino Battista. Sì, grazie.